In compagnia di Cesare Natoli, membro del consiglio direttivo della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, e parliamo di questo calcio tavolo, che è la versione agonistica sportiva del subbuteo, il calcio tavolo in continua evoluzione nel nostro paese. Dunque Cesare, un tuo commento e soprattutto nell'ottica di questa crescita sia strutturale che relativa anche all'attenzione verso i giovanissimi. Sì, ovviamente noi come federazione diciamo, lavoriamo su un doppio binario. Il primo è quello dell'organizzazione sportiva, dei campionati, delle varie manifestazioni federali, dei campionati a squadre, dei campionati individuali, del circuito, dei tornei della FISCT, ma anche, questo è il secondo binario, sul piano della promozione e della divulgazione del gioco che, come tu stesso dicevi, oggi è l'evoluzione del subbuteo che la nostra generazione ha conosciuto con grande entusiasmo negli anni a cavallo fra gli anni 70 e 80, che poi è stato un po' messo in ombra dai videogiochi e che da qualche anno sta conoscendo una certa rinascita, e noi cerchiamo di cavalcare questa rinascita. La federazione in questo senso è molto attiva. Quest'anno siamo partiti anche con dei progetti scuola, abbiamo mandato a tutti i club un progetto strutturato e calibrato per le istituzioni scolastiche e hanno risposto in circa 15 club sul territorio nazionale che in questo momento stanno tenendo questi corsi di subbuteo nelle scuole, e speriamo che questa sia una buona base di partenza per promuovere il gioco tra i giovanissimi soprattutto. Ecco, viviamo nell'era della PlayStation e dei giochi elettronici. Il calcio tavolo, come il subbuteo tradizionale, è immortale comunque, impegna dal punto di vista mentale, è aggregante, quindi è una disciplina che, chi lo sa, potrebbe pure sfociare a diventare disciplina olimpica. Ma questo poi è un nostro sogno. Intanto ci tengo a sottolineare che all'interno della nostra federazione convivono la realtà appunto calcio tavolistica che è strutturata nei termini che dicevamo prima, cioè un'evoluzione agonistica del subbuteo tradizionale, ma anche il subbuteo tradizionale, cioè il subbuteo che si gioca con le basi basculanti che si adoperavano negli anni 70 e 80. Detto questo, ecco, già il fatto stesso di aver proposto dei progetti scuola FISCT testimonia il fatto che il calcio da tavolo e il subbuteo tradizionale hanno una forte valenza pedagogica, e proprio in alternativa all'uso eccessivo dei videogiochi, del cellulare, del telefonino, sia il calcio da tavolo che il subbuteo tradizionale promuovono intanto la manualità, la riflessione razionale, le capacità balistiche, quindi una serie di competenze che hanno forti ricadute pedagogiche. E tra altre cose noi abbiamo anche degli esempi nel calcio reale, ci sono allenatori che utilizzano il subbuteo proprio, sì, per spiegare le tattiche di gioco ai loro calciatori. Esattamente, lì appunto vale la componente teorica. Noi amiamo dire da sempre che il calcio da tavolo e il subbuteo sono una sorta di mix tra biliardi e scacchi. Biliardi per la capacità balistica di indirizzare la palla in una certa maniera, scacchi per il discorso strategico che è molto importante. Ecco Cesare, per concludere spieghiamo anche un po' il materiale per le persone che non conoscono davvero strettamente da vicino sia il subbuteo tradizionale che il calcio tavolo. Il calcio tavolo ha dei materiali diciamo più performanti, diversi, più moderni rispetto all'old del subbuteo. Sì, diciamo che la differenza è questa, fondamentalmente è la struttura basculante della vecchia base che viene ancora oggi adoperata nel subbuteo tradizionale, che consente, come sanno bene gli appassionati, il famoso girello, e quindi ha caratteristiche di gioco differenti dalle basi che invece vengono utilizzate nel calcio da tavolo, che sono tendenzialmente piatte e quindi basi che ti consentono di essere molto più veloce e anche di agganciare la palla da lontano con maggiore facilità. Chiudiamo, davvero ultimissima battuta, un invito soprattutto ai giovanissimi di avvicinarsi a questo mondo magico e davvero senza età del subbuteo calcio tavolo. Ma io dico ai ragazzi di provare, perché visto dall'esterno può sembrare qualcosa così di vintage, di antico e di legato al passato, ma in realtà noi lo vediamo sempre nelle manifestazioni che facciamo promozionali un po' dappertutto. Nel momento in cui i ragazzi provano non si staccano dal tavolo, quindi possiamo chiudere con lo slogan un po' della nostra federazione in questo momento: cavalca la passione, gioca sul budeo.